Eccoci mister, non era questa la partita dove si poteva pretendere di fare punti, però ce la siamo giocata insomma. Ma io sono contento della prestazione della mia squadra, è chiaro che giocare contro una squadra che appunto vince il campionato come il Segnico, pieno organico fra virgolette, per noi oggi non era sicuramente facile. Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo fatto molto bene, nel senso che abbiamo contenuto bene, abbiamo rischiato poco. Abbiamo avuto anche un paio di occasioni dove con un po' più di lucidità forse potevamo anche far male al Segnico, e poi nel secondo tempo quell'episodio è stato un po' lo spartiacque, quel calcio di rigore. E adesso io, ripeto, dalla mia posizione non saprei dire se c'era o non c'era, comunque non ha importanza. Chiaro che prendere gol per noi è stato un problema, nel senso che abbiamo fatto molta fatica per contenere la squadra avversaria e a quel punto andare a recuperare la gara insomma non era facile. E l'episodio del rigore, ho visto che nessun giocatore del Portogruaro ha protestato, forse c'era e dagli spalti non si è visto. No, ma infatti io non dico, non sto dicendo se c'era o non c'era, io non l'ho visto, perciò non posso dire. Comunque un buon Segnico. Il risultato, la vittoria è meritata, certo che se non veniva quel rigore forse il pareggio lo si strappava, da quello che si era visto nel primo tempo. Io ti ripeto, sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi, perché con tanti ragazzi giovani in campo abbiamo tenuto testa a una squadra molto competitiva, abbiamo fatto, ripeto, un ottimo primo tempo, abbiamo fatto bene. L'episodio è stato un po' lo spartiacque, poi c'è stato il 2-0, diciamo che ci ha un po' tagliato le gambe. Però poi fino alla fine siamo sempre rimasti lì, non abbiamo mai sbandato, abbiamo sempre cercato comunque di fare le nostre proposte, e questo è la cosa importante. Il carattere l'abbiamo tirato fuori, adesso forse il San Giorgio spererà un nostro risultato positivo domenica, visto che si stanno contendendo il primo posto. Ma io penso che prima devono pensare a battere la Fossantese sabato prossimo di Pasqua. E poi insomma poi toccherà a noi, ma io penso che loro saranno concentrati sul sabato prossimo. Penso, lo spero. Andando sull'ultima partita in casa che faremo al Mecchia, avremo la formazione completa? Ma adesso abbiamo 2 settimane di tempo, anche oggi abbiamo giocato con 6 fuori porta, poi ne abbiamo messo dentro un altro, ma ripeto, io non. Per noi è una cosa normale, noi lo facciamo dall'inizio dell'anno, come ti dico sempre, non sono per niente, non è una scusante, anzi è una cosa che mi riempie di orgoglio avere tanti ragazzi giovani. È chiaro che avere scelte è sempre importante, e io lo spero per la prossima partita. Sì. Allora concludiamo solo con una parola sugli avversari, vi ha trovati e visti come prevedeva, e meritano secondo lei il posto che occupano? Segnico c'è poco da dire, squadra costruita per vincere, una squadra con tante soluzioni, con tanti giocatori, organizzazione, quello che ci vuole per vincere. Grazie. Semplice.